Buon pomeriggio a tutti, siamo oggi qui nell'Anco Marzio di Ostia Lido, ma nello specifico siamo nell'infermeria bianco-viola, dove i ragazzi, come vediamo qui adesso, i lettini e tutto diciamo gli strumenti preposti insomma per curare i ragazzi che subiscono degli infortuni durante l'attività. Siamo appunto nell'infermeria e a raccontarci un po' di quest'annata vissuta alla grande dall'Ostia Mare in Serie D c'è Adel Salama, che è una delle colonne dell'Ostia Mare qui da 10 anni. Buon pomeriggio Adel. Ciao. Allora, iniziamo col fare i complimenti a tutti per l'annata dell'Ostia Mare, e i complimenti non vanno solo diciamo allo staff tecnico, ai giocatori, a tutta la società, ma anche a coloro che si occupano di questo specifico settore dell'infortunistica, diciamo della fisioterapia bianco-viola. Quindi parliamo proprio con Adel. Adel, raccontaci un po' questa annata dell'Ostia Mare. Ma sinceramente c'è stato tutto, dal primo giorno, dal ritiro, l'intenso lavoro col caldo di Ostia, il gruppo, i risultati che non venivano, che ci hanno fatto veramente, non dico aver paura, perché dietro di noi ringraziamo tutti coloro. La nostra fortuna che c'è una società molto solida, e allora ci siamo uniti tutti, c'è stata veramente una grande forza, perché come ti ho spiegato c'è sta la società dietro e lo staff con diciamo la serietà, la professionalità, si è compatto e ha tirato fuori il meglio di sé, e con il prof che era nuovo diciamo, e il mister che era diciamo tornato tra di noi, e i ragazzi non posso che fargli dei complimenti, perché sono stati veramente grandi e hanno dimostrato di grande professionalità e serietà, e hanno messo umiltà nel lavoro, perché sai non è facile, e si sono combattuti, si sono tirati fuori di questa situazione, ecco qua che godiamo questa diciamo playoff, che è la prima volta che lo faccio da questi 10 anni in Ostia Mare, dopo che siamo vissuto la vittoria del campionato d'eccellenza l'anno scorso, ma ha un altro sapore. Senti, dicevamo appunto che è stata una prima parte abbastanza complicata. Dura, perché veramente io perlomeno non posso nascondere che avevo, non dico paura di tornarsi indietro, però l'ho vista. Poi però c'è stata la svolta, abbiamo visto che i ragazzi sono usciti alla grande con le loro potenzialità, che sono emerse poi a partire proprio da quella bellissima vittoria a Caserta, che è stata un po' la svolta della stagione. Sì, e ora torniamo a Caserta. Adesso torniamo a Caserta, esatto. Questo, e speriamo bene. Corsi e ricorsi storici. Ma la cosa bella è, Riccardo, che siamo nel bene o nel male, siamo sempre noi che siamo iniziati, siamo noi che abbiamo fatto male e siamo noi che stiamo facendo bene. Se esatto. parlo in generale, certo. No? E questo è il bello del calcio, anche perché questo spiega che ci sono delle sfumature, delle cose magari invisibili, piccole, dietro le quinte, che vanno trascurate. Queste, se non le trascuri, invece da fare male, hai fatto bene. Questo è il calcio. Senti, siamo qui possiamo dire che è il tuo ambiente preferito, l'infermeria. Qui abbiamo. Vediamo i vari lettini, vediamo tutto l'attrezzatura, guarda, le tabelle. Diciamo, i ragazzi per me, io ormai ho una certa, come si dice, i ragazzi per me sono tutti figli, no? E vengono qua, si fanno le prime cure, i preparativi per entrare in campo, alla fine dell'allenamento li ricevo qui
confermiamo il loro salute, la loro sofferenza. Vivo tutto con loro, veramente a 360 gradi, insomma. Sì, ma poi è difficile, non è un lavoro facile. Non è un lavoro facile. Non lo so. Senti, vediamo proprio di te, dietro di te una tabella dove c'è scritto la muscolatura umana. Quanto è importante la muscolatura umana? Guarda, è importante per noi, perché un giocatore mi ha chiesto: ma no, non mi dica che ci sono i muscoli sui piedi. E lui pensava che non ci fosse, sono, no? Sono le ossa. Perciò pensa che quanto lontano la nostra preparazione a loro preparazione. Quindi c'è anche un lavoro non solo pratico, c'è anche un lavoro non solo pratico, ma anche di per far capire ai ragazzi come muoversi, come diciamo, come ragionare, sì, non solo a livello pratico, ma anche mentale. Sì, sì, no, c'è un lavoro psicologico, dici? Sì, diciamo che è un sostegno psicologico che va dato ai ragazzi, perché se no i dolori aumentano. Esatto. Prima parola, stai tranquillo. Nel bene o nel male, stai tranquillo, faremo tutto, sarai curato nella miglior maniera possibile. Questo che va. E poi se ne vanno alla ricerca, ci abbiamo tutti i mezzi per fare diagnostica, per fare, esatto, terapia, per fare. No, ringraziamo, ritorno indietro, sempre la società, perché la società è solida, determinata, è preparata nella maniera giusta, e poi si può pure sbagliare, ma è tutto umano, che lavora sbaglia. Certo. Senti, qui nell'infermeria insieme a te troviamo anche Luciano Massaia, che sì, è il mio collega. Collega, lui invece non è, diciamo, qui da tanto tempo, è il primo anno qui all'Ostia Mare. Però abbiamo visto tutto l'anno l'impegno, il lavoro, la fatica, insomma, anche di Luciano. Luciano, due battute proprio su questo impegno che stai vivendo quest'anno, insomma. Sì, come stavo prima, diciamo, in un'altra società, a quella che invece, bene o male, mi sono trovato qui a Ostia Mare, avendo poi anche un collega come Ale. Cioè abbiamo tutto ciò che vogliamo, diciamo, macchinari, eccetera, eccetera. Poi giustamente, avendo la possibilità di stare anche vicino ai ragazzi della prima squadra insieme a Adel, abbiamo soddisfazione, la società stessa che bene o male ci supporta, esatto. Quindi, insomma, diciamo che l'Ostia Mare sta dimostrando di essere la società professionistica delle dilettanti. Sì, è vero. A tutti i livelli. Anche a tutti i livelli, anche perché società, cioè a questi livelli, non è che se ne trovano così facilmente. Insomma. E quindi, dicevamo, appunto, Adel, del lavoro fatto sui ragazzi, tu in 10 anni penso che ne avrai viste di tutti i colori. Sì, di ragazzi, di allenatori. Di allenatori, stati anche di infortuni, purtroppo. Infortuni, quest'anno. Quest'anno diciamo che non è andata proprio male, insomma. No, più che male le maniche. Esatto. C'è stato questo particolare quest'anno degli infortuni alle braccia, alle mani, braccia, insomma. L'arte superiore. Esatto, diciamo. Sì. Ma diciamo che rispetto agli altri anni, insomma, c'è stato anche fortunatamente un aspetto positivo. Ma perché abbiamo lavorato più sulla prevenzione, diciamo. Esatto. Vanno bloccati i giocatori a rischio, poi il prof che lavora a livello muscolare, quasi non abbiamo avuto traumi per niente, perché con la collaborazione con Matteo Basile abbiamo i dati che ci dà il GPS, il lavoro che è svolto in allenamento, che ci dice che il giocatore è più affaticato, che c'è più bisogno di invece da spingere di più. Questi ci aiutano molto, poi a livello articolare non è che possiamo comandare noi, certo. Però quando l'atleta ha curato a livello muscolare, a livello di programmazione, è difficile pure che si va a livello articolazioni, perché comunque c'è dietro è una muscolatura pronta a sostenere lo sforzo. Senti, e quindi tornando all'attuale, dicevamo appunto l'Ostia Mare grande stagione,
partita con l'obiettivo giusto e naturale della salvezza, dopo aver ritrovato una categoria che mancava da 4 anni, insomma, è stato importante mantenerla. E però è andata oltre questo Ostia Mare, perché adesso si ritrova a Caserta domenica per continuare questo bellissimo sogno con i playoff. Speriamo, perché sinceramente io mi sento più carico addirittura di qualche settimana fa, perché è bello essere lì, bello essere al playoff, dove come la partita secca, diciamo, esatto, no? Sì. Non è un campionato se perdi, se pareggi, no? Non c'è un risultato, è un risultato unico, perciò andiamo lì a giocare al massimo e siamo, sì, dentro penso che siamo pronti. Poi E allora speriamo che l'Ostia Mare possa continuare questo bellissimo sogno che è iniziato a settembre e che sta proseguendo appunto con grandi risultati a tutti i livelli, perché non scordiamoci anche che il settore giovanile dell'Ostia Mare sta facendo dei risultati importanti. E quindi auguriamo anche a te, Adel, e al tuo fido collaboratore Luciano di continuare a curare i ragazzi, sperando di curarli il meno possibile, però di curarli bene come avete sempre fatto, e insomma forza Ostia Mare per le future imprese. Sì, sempre forza Ostia Mare. Ciao Luciano e ciao Adela.